Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. 2 minuti 2 conduce Maria Concetta Goldini. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Il Covid e l'incapacità di rispettare le regole, per cui a Gela è stato necessario far entrare in azione l'esercito. Il mini coprifuoco causato dalla mala movida, con il conto salato che lo pagano solo le persone che lavorano. Sono due ingredienti che basterebbero per scappare da Gela. Ma ciò che lascia l'amaro in bocca è che nel frattempo, mentre l'immagine della città è sotto zero per colpa di una minoranza di balordi, nessun passo avanti si fa nel campo dello sviluppo e della creazione all'alternativa ad un'industria del petrolio che non esiste più. Tutto tace, tutto va veramente verso una direzione che è quella del pericoloso silenzio. L'accordo di programma, e chi l'ha visto? Il progetto Argo e Cassiopea si farà, ma non si sa quando. L'acqua per i campi arriverà. E poi ancora l'artigianato può aspettare, le bonifiche anche quelle. Per il porto da dragare ci sono i soldi, ma non si fa ancora, c'è tempo. E allora nessun segnale positivo, niente che possa far sperare, niente che possa aiutare questa città a risollevare la testa, perché si va veramente in una situazione che è sempre più ferma. Si vive come in uno stagno, dimenticati dallo Stato, in balia solo e soltanto di quattro balordi che decidono di mettere disordine e fanno quello che vogliono. Una volta atti vandalici, un'altra volta furti, un'altra volta sparatorie, un'altra volta non rispettano le regole e creano caos. Tutto questo oggi è Gela, un mini Far West dove le regole non esistono, ma dove non arriva nulla di positivo che possa far pensare ad un progetto per un futuro non troppo lontano da costruire tutti insieme. E chi può farlo tace o forse è rassegnato. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. 2 minuti 2. Nella piattaforma mediatica di Radio Gela Express. In radio, sui social, nel sito e sulla app Radio Gela Express. Radio Gela Express. La farmacia Pintaudi è aperta anche il sabato mattina. Farmacia Pintaudi, professionalità, salute e servizi. Farmacia Pintaudi è dermocosmesi con i migliori prodotti come Corf, Rilastil, Lierac, Somatoline e in esclusiva la linea MyClean. La farmacia Pintaudi presenta la linea di cosmetici Filorga. Filorga, tecnologia e innovazione per cosmetici di alta qualità. Le ultimissime novità Filorga per le tue scorte di bellezza o per originalissimi regali li trovi alla Farmacia Pintaudi. Farmacia Pintaudi e Filorga, a garanzia di cosmetici sicuri sulla pelle e dall'efficacia provata. Non avete tempo per acquistare e ritirare i farmaci? Prenotare servizi o consulenze? Alla Farmacia Pintaudi c'è il servizio chiedi, invia e ricevi. Servizio WhatsApp al numero 347 18 95 431. Consegna a domicilio gratuito chiamando allo 0933 91 11 61. La Farmacia Pintaudi ha realizzato un comodo ed esclusivo parcheggio gratuito riservato per i suoi clienti. Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. Medigroup Construction esegue lavori edili, opere stradali e ponteggi fissi. Dal 2008 si occupa della gestione delle cave, della lavorazione e commercializzazione degli inerti. Medigroup Construction si avvale di un impianto di betonaggio e di macchine per il movimento terra di alto standard qualitativo ed è molto attento alle materie prime impiegate e anche nel monitoraggio del prodotto finale. Medigroup Construction, via Venezia 372, Gela.